non una di meno, è scesa in piazza questa sera a Torino contro la guerra. Ma sono tutti contro la guerra, ma ci sono sempre dei ma. C'è chi è d'accordo sull'invio delle armi in Ucraina, c'è chi ritiene che gli ucraini stiano opponendo resistenza all'invasione russa. Qual è la vostra posizione rispetto alla guerra e rispetto a questa situazione? Allora, la nostra posizione intanto è che vogliamo, come dire, che sia rispettata la complessità della situazione che è in atto, cosa che nel dibattito pubblico, diciamo in Italia, ma forse in Occidente in generale, non è assolutamente rispettata e ci siamo confrontate molto in realtà. Questa piazza è il risultato di una serie di assemblee e di incontri, torinesi, nazionali e anche internazionali in cui stiamo proprio riflettendo su queste questioni che non vogliamo banalizzare e che rifiutiamo di come dire, risolvere con la semplicità del militarismo e del bellicismo che è imperversa invece nel discorso appunto pubblico. Crediamo che questa, come tutte le guerre, sia ovviamente un orrore che si abbatte soprattutto sulle soggettività più deboli, sulle donne, sulle persone piccole e quindi quello che chiediamo è diciamo che ci siano negoziati di pace, che la parola pace torni a essere al centro del discorso pubblico, che non venga svilita, ridicolizzata come spesso invece sta accadendo, con appunto queste contrapposizioni univoche binarie tra armi sì, armi no, ma allora gli ucraini resistono e voi non li appoggiate. Non è assolutamente così, ovviamente noi ci contrapponiamo all'imperialismo russo come ci contrapponiamo a quello atlantista che sta sfruttando in realtà la pelle e la morte delle persone ucraine. Sareste d'accordo, per esempio, all'invio di corpi di pace in Ucraina? Sì, noi crediamo che debba tornare centrale il ruolo delle organizzazioni mondiali internazionali per la pace, che invece sono totalmente scomparse in questo orizzonte e che non stanno essendo insomma, capaci o non stanno essendo ascoltate e riteniamo che questa mobilitazione, che tra l'altro ci tengo a specificare, sta avvenendo in contemporanea in altre 30 città italiane, quindi il pacifismo è ancora un valore che noi vogliamo portare proprio come posso dire, proposta di un mondo alternativo. Non è una parola vuota, no, che noi usiamo così senza capire quello che appunto sta essendo in ballo, ma ci rendiamo conto che con le nostre forze da sole non ce la possiamo fare e che è la politica che deve occuparsi di realizzare un mondo di pace. Grazie. Grazie a te.